lo trovo un povero? Lo trova, lo trova. E già boom di prenotazioni, e non solo in Campania, per Il principe abusivo, primo film da regista, oltre che da protagonista, di Alessandro Siani. Al suo fianco Christian De Sica. Ieri all'Hotel Vesuvio di Napoli la presentazione campana del film, che narra della principessa Letizia, interpretata dalla bella attrice Sala Feberbaum, poco amata dai rotocalchi e dal suo popolo, che per riconquistare tutti finge di innamorarsi del povero Antonio De Biasi, interpretato da Siani. Ad aiutarla ci sarà Anastasio, Christian De Sica, il ciambellano di corte, che si scontrerà con gli eccentrici amici di Antonio, tra cui la cugina Jessica, Serena Autieri, di cui finirà per innamorarsi. Napoli per me è la città più bella del mondo, e ogni film romantico, se non, se, allora, di ogni film romantico che si fa nel mondo, una scena bisognerebbe sempre girarla a Napoli. Una napoletana che in qualche modo non avesse anche così, che non fosse lo stereotipo della donna napoletana, no? Quindi nei colori, nella fisicità, però che avesse quell'anima, quel carattere. È sempre stato un mio sogno nel cassetto poter interpretare dei ruoli così, da popolana, comunque veraci. Non mi è mai stato concesso, non mi è stato chiesto, quindi quando Alessandro me l'ha proposto, anzi avevo la paura che lui mi proponesse di fare la principessa dopo tanti ruoli da borghese, così, e invece sono stata felicissima perché il ruolo era già ben scritto nella sceneggiatura. Una runa.